Benvenuti ad una nuova puntata di FM Sport. Oggi in onda per voi appassionati, il trial delle regioni è andato in scena a Ceriale in provincia di Savona. Una competizione di grande fascino dove la forza di squadra è prioritaria rispetto alla singola prestazione. Sono state queste le caratteristiche principali dell'edizione 2013 del Trial delle Regioni, manifestazione organizzata in maniera impeccabile dal motoclub Albenga, a Ceriale, provincia di Savona, e che ha visto partecipare in rappresentanza delle varie regioni d'Italia alcuni tra i più bravi interpreti di questa specialità. A classificarsi al terzo posto del trofeo, i campioni 2012 della Lombardia. Cabrini, Cattaneo, Baschenis e Nobili non vivono una giornata fortunata e dopo essere stati secondi nella prima tornata dietro all'imprendibile Piemonte sono costretti a cedere la piazza d'onore alla Liguria a causa di qualche errore di troppo. A trarre giovamento da questa situazione proprio la Liguria di Ceccati, Rembado, De Lucchi e Fante. Il quartetto di casa accoglie una seconda posizione che sembrava quasi impossibile dopo la prima parte di gara dove Piemonte, Lombardia e Umbria erano davanti. Nel secondo giro però i piloti liguri tiravano fuori una prestazione formidabile, riuscendo così a recuperare terreno nei confronti di Lombardia e Umbria e a guadagnare una più che meritata piazza d'onore. A conquistare il primo posto il Piemonte di Filippo Locca, Bruno Luppi, Andrea Soulier e Fabio Clerico. Il poker d'assi, calato dalla regione piemontese, monopolizza la competizione sin dalle prime zone, esprimendo una pulizia di guida e una capacità tecnica superiore rispetto ai team rivali e finendo così per vincere la gara con sole 20 penalità complessive commesse. La Lombardia, solamente terza nel trofeo, si rifà con gli interessi nella categoria riservata ai giovani emergenti, dove Manuel Copetti, Mattia e Mirko Spreatico si aggiudicano la vittoria precedendo il Piemonte. La Coppa delle Regioni sorride esattamente come nel trofeo al Piemonte, mentre nella categoria epoca a primeggiare è invece la squadra dell'Alto Adige con Alberti e Tabarelli. Nella coppa dedicata ai club, infine, a mettere in riga tutti è la squadra del motoclub Gentlemen's, con Milano e Mortara. Sul palco, oltre alle autorità comunali, il presidente del motoclub Albenga, Albino Teobaldi, Andrea Buschi e il vicepresidente della FMI, Fabio Larceri, che si è complimentato con i ragazzi per aver dimostrato grande sportività e per aver mostrato come il trial può essere uno sport da praticare anche in località turistiche senza alcun impatto ambientale.